qua buonasera Giorgio buonasera a tutti quelli che già ci stanno seguendo spero che eh, siate tanti e spero che abbiate sentito ascoltato tutti stasera Giorgio a sul TG1 purtroppo ho potuto parlare non tantissimo però il tema di cui parlava era decisamente interessante era il problema del prezzo del gas e delle decisioni di Gazprom per cui e delle decisioni dell'Europa sul prezzo del gas quindi abbiamo deciso insieme che ci faremo una nuova puntata sull'argomento a brevissimo quindi una delle prossime puntate probabilmente già direttamente nella prossima settimana sarà per parlare di questo argomento eh, invece oggi parliamo di un argomento che avevamo promesso l'ultima volta che era la fine della globalizzazione eccoci ora. a te Giorgio sì allora la globalizzazione è un altro diciamo eh, come dire, luogo di grandi discussioni, alcune profonde, altre diciamo di tipo eh, mediatico emotivo. Adesso io proverò a, come dire, a renderla eh, meno meno, come posso dire? meno immaginifica e più, e più pratica, anche se eh, ovviamente per, per rendere le cose più interessanti, comunque bisogna sempre procedere per immagini la solita cosa che ci siamo detti, no? l'invenzione dell'antica Grecia. Tu per essere eh, come dire, persuasivo devi essere logico, ma la logica da sola non basta, ci vuole la retorica, cioè la retorica è quello che convince la gente della logica. Quindi da, partendo da questa modesta citazione possiamo iniziare la, la discussione. Allora, tanto la globalizzazione, la globalizzazione che abbiamo in mente noi è la nostra, cioè quella attuale. O meglio, ce ne sono due attuali. Quella dell'Ottocento, quando eh, l'economia diventa economia mondo, per usare un termine famoso, poi si ferma dopo la Prima Guerra Mondiale, riprende dopo la seconda. La globalizzazione di cui normalmente si parla è la seconda, quella che c'è attualmente, che poi è esattamente è quella che c'è dagli anni 90, o meglio, da, dagli inizi degli anni 80 con l'industrializzazione della Cina e eh, dal 2000 in poi con l'ingresso della Cina nel in commercio internazionale. Quindi la globalizzazione di cui si parla normalmente è l'ultima, l'ultima degli ultimi 30-40 anni. Quella precedente era dell'Ottocento, ma poi ci sono quelle precedenti, perché la globalizzazione non è soltanto che tu hai un telefonino fatto in Cina, perché la globalizzazione, adesso non voglio dire, ma inizia con Alessandro Magno che organizza i matrimoni fra macedoni e principesse persiane. E eh, poi con l'impero romano c'è la globalizzazione, dopodiché c'è un periodo, diciamo così, imbarazzante, che è quello barbarico, però poi ricominciano i portoghesi che girano il mondo, gli spagnoli, poi arrivano gli inglesi. Quindi le globalizzazioni non è che non ci sono state, ci sono sempre state. Però attenzione, qui è il bello. Le globalizzazioni di cui vi ho appena detto sono le nostre, quelle occidentali, e ci sono le altre, di cui noi non abbiamo, eh, non che non sappiamo e che non ci interessano. Però ci sono state, c'è stata una, una globalizzazione, di, diciamo così, di origine orientale che non era una banalità, era quella dei mongoli, che è durata un sacco di tempo, tanti, secoli. Quindi inizia con i mongoli con Gegiscan, diciamo però poi coinvolge la Cina, coinvolge la Persia, coinvolge la Turchia, coinvolge la Russia, coinvolge tutti i paesi turcofoni, poi i turchi che non si sa chi siano, poi arrivano dalle steppe, poi arrivano e, e, e purtroppo prendono Bisanzio, e, da, dopo che i veneziani due secoli prima avevano messo a fare il fuoco. Quindi la globalizzazione ha anche un mondo asiatico. Cina, India, Persia, Persia, l'Iran arriva dopo, Turchia, Russia, Kazakhstan: tutti questi mondi erano globalizzati anche loro, solo che non erano globalizzati da noi, quindi noi tendiamo a dimenticarci. Quindi la globalizzazione che tanto spaventa molta gente, tanto non è quella degli ultimi decenni, perché ha origine da, Alessandro, da Alexandros. E poi c'è quella orientale, per cui non è un fenomeno di capitalismo eh, avido, cioè, ce l'aveva anche Ghegiscano, Ghegiscano era certo un mostro di educazione e gentilezza, però… Ecco Giorgio, fammi interrompere, tanto la domanda uscirà più o meno, cosa intendiamo noi quando parliamo di globalizzazione? quindi Di cosa parliamo? Cioè, allora, normalmente fenomenal... si, si, si parla di una cosa molto poi non è quella vera secondo me, non è il succo della storia si parla di, diciamo così di un incremento degli scambi a questo punto il, il diciamo coté ragionieristico è quello che prende eh, esportazioni più importazioni diviso PIL no? e tu vedi che no, non è che sia, dire, no? non è, e, e tu vedi che eh, c'è sempre una quota internazionale che naturalmente è enorme per i paesi piccoli per l'Olanda, la Svizzera, l'Irlanda, è meno enorme per i paesi medi come noi ed è minima per paesi giganteschi come gli Stati Uniti. Però è lo scambio, quindi per globalizzazione si intende lo scambio economico, poi in realtà c'è molto di più di cui dico dopo. Allora, nell'Ottocento lo scambio economico era questo, che gli inglesi prendevano il cotone, lo importavano, lo lavoravano e lo vendevano. E lo vendevano all'India per esempio, portavano il cotone egiziano, producevano tessuti e li esportavano in India. I prodotti inglesi erano molto più competitivi di quelli indiani che avevano le economie di scala e via dicendo. Quindi com'è che ha potuto svolgersi la globalizzazione, quella iniziale? Perché costava sempre meno il trasporto, tu cioè aveva una caduta per costo unitario della balla di cotone mh, per miglio di trasporto e avevi anche eh, lato mai da dimenticare la sicurezza militare per cui i, diciamo così, i pirati non si sarebbero fatti vedere nella, nel trasporto della, del, del cotone verso l'Inghilterra e dei tessuti inglesi verso l'India quindi il, il, è una divisione del lavoro eh, diciamo poi la complico, eh. Sulla base di quello che sanno fare meglio le, i paesi, non è così semplice, la faccio semplice, è, una, è la divisione del lavoro, per cui, non so, i tedeschi sanno fare le automobili e i russi il gas, quindi i, ga, il ga, i russi vendono il gas ai tedeschi i tedeschi vendono le, le BMW ai russi. Va bene? Questa cosa qui, che è la divisione del lavoro, qui bisogna aggiungere i costi di trasporto, che nel caso inglese era anche l'arrivo del carbone al posto del vento che poi è diventato eh, l'uso di navi a nafta che poi è diventato aerei e che poi è diventato un costo di trasporto nullo che è internet. Quindi ci sono i costi di trasporto, signori. Ma i costi di trasporto sono protetti dalla forza militare. Che all'epoca era quella inglese successivamente è diventata quella statunitense la famosa talassocrazia, cioè il potere del controllo dei mari, che inizia con Elisabetta la premiera e va avanti eh, fino ad oggi. E la via della seta non è altro che il tentativo cinese di aggirare la talassocrazia, alla fine, se uno vuole essere così, diciamo, schmiziano. <ride> la, la via della seta è, è l'evitare la talassocrazia. Quindi la globalizzazione è l'incremento degli scambi fra paesi, il quale incremento degli scambi dipende dalla divisione del lavoro perché ognuno fa, quello che sa fare meglio, ci sarebbe da polemizzare, il che avviene anche con corsi di trasporto unitari che decadono nel tempo fino a diventare al margine nulli con internet, ma tutto ciò è possibile se esiste qualcuno che in qualche modo offre mi esprimo in maniera assessuata, un bene pubblico che è la sicurezza militare. Questa è la globalizzazione. globalizzazione. Questo è l'aspetto, diciamo così, evidente. Poi ci sono delle, delle cose più intriganti, perché uno su questo potrebbe anche dire, ma che bello. Le cose intriganti sono che fondamentalmente eh, tu hai una concentrazione dello sviluppo nelle grandi città o comunque nelle grandi entità, nelle entità territoriali più efficienti e meglio legate fra loro, se voi andate a vedere la crescita del pillo, perché tutti guardano la crescita del pillo dicendo, vabbè, il pillo ha fatto più 0,3, ha fatto meno 0,3, più 5, meno 3, se andate a vedere dove è stato, è stato grosso modo tutto nelle grandi città, c'è una concentrazione della crescita nelle grandi città, ma nelle grandi città c'è anche una, un mutamento sociale epocale. E cioè, nelle grandi città c'è eh, diciamo, un tasso di cosmopolitismo crescente. Mm? Per esempio, io quando lavoravo in una banca svizzera, di cui non faccio il nome, il Credit Suisse, e, e la cosa che mi colpiva era la bravura dei, dei, degli iraniani e dei pakistani. Io ci rimanevo malissimo, cioè, ma perché questi sono così bravi a fare gli analisti? Mm? E poi ho scoperto che erano così bravi che loro, non avendo avuto una cultura greca, che è una cultura analitica, avevano una cultura di tipo globalista, cioè per loro non ci sono cose più importanti di altre, stanno tutte insieme. E quindi lì riusciva meglio a capire certi modelli finanziari in cui tu, invece che preferire dei pezzi e avere delle gerarchie sui pezzi, mettevi tutto insieme, che per me era un orrore di blob, però veniva fuori che poi spesso vedevano le cose molto meglio. Ora, questi analisti iraniani e pakistani facevano parte ovviamente dell'elite e vivevano a Londra. Dopodiché a Londra c'erano anche i pakistani, eh, autisti di autobus, il cui figlio poi è diventato, eh, è diventato sindaco di Londra, ma poi ci sono anche tutti quelli che fanno i servitori badanti, la rava, la fava. Quindi noi abbiamo una concentrazione nelle grandi città che diventano sempre più cosmopolite con l'elite dei paesi terzi che entrano nell'elite dei paesi primi e con tutti gli altri dei paesi terzi che vengono a vivere. Quindi la globalizzazione è anche un qualcosa in più dello scambio, perché noi con la globalizzazione abbiamo sia le aziende occidentali che vanno fuori dall'Occidente, sia tutti i non occidentali che vengono da noi. Quindi la globalizzazione è qualcosa che assomiglia già di più al matrimonio fra Macedoni e Persiani. No? Poi non è neanche così perché i due più grandi imperatori romani, Traiano e Adriano, erano spagnoli. Quindi io mi meraviglio quando si fanno questi discorsi di tribali, noi gli altri, cioè, non è stato così. Se tu avessi fatto un discorso di questo genere in Antica Roma, dove c'erano anche dei generali numidi, ti avrebbero guardato come uno scemo. No? Quindi attenzione, attenzione. Quindi la globalizzazione è un fenomeno che c'è sempre stato, sia a Occidente di cui abbiamo parlato, sia a Oriente con Gegis Khan che ha coinvolto, eh, e, e in più eh, c'è eh, economicamente come crescita degli scambi, che sono tanto più, eh, diciamo così, eh, frequenti, quanto maggiore la divisione del lavoro fra paesi, quanto minore il costo di trasporto e quanto maggiore il bene pubblico della difesa militare. Del commercio medesimo e questo è il succo, il succo, il succo, il succo di tutta quanta questa storia. Quindi sarebbe a dire la verità niente nuovo sotto il sole. D'accordo? E allora dov'è il casino della globalizzazione perché crea così tanto malessere? Cioè, se la storiella fosse quella che io vi ho appena raccontato, tutti dovrebbero essere felici perché gli operai che fanno le BMW. Eh, hanno la casa riscaldata dal gas russo si mettono la maglietta fatta dai cinesi e possono scegliere se spendere molto con un telefonino Apple o spendere poco con un telefonino Oppo e così via andando invece non è così e perché non è così ed è la seconda parte di quello che vi racconterò allora questo è già il, il primo spunto è decisamente interessante credo che un punto eh, rilevante sia il fatto che probabilmente quello che è successo da, dopo gli anni Ottanta, in particolare diciamo, quello che hai descritto tu eh, in modo molto sensato come l'industrializzazione della Cina, è stato che diciamo, questo volume di scambi è cresciuto, da un lato è cresciuto enormemente, dall'altro è coinvolto un numero sempre maggiore di paesi, cioè di fatto se vuoi quella che è stato fino al, il mercato fino all'altro ieri diciamo, diciamo fino a, fino a che non è arrivato Trump, grosso modo eh, era l'idea che esistesse un enorme mercato globale dove fondamentalmente, ma mercato proprio nel senso di mercato, cioè tipo mercato della, mercato della frutta, cioè dove tutti quanti potevano andare a portare la loro cassetta di frutta e venderla e tutti quanti potevano andare a comprarsi la loro cassetta di frutta e portarsela a casa, cioè eh, non c'erano proprio non c'erano steccati, non c'erano parti riservate, cioè si cercava di fare questo mercato sempre più grande, di far arrivare sempre più persone. Sempre più eh, questa, diciamo, è secondo me un po' la grossa differenza che c'è stata rispetto a altri momenti, che non c'è stata mai una cosa che cercava di coinvolgere praticamente tutti. Certo, certo, perché eh, ai tempi... Eh, non so, di Gengis Khan era difficile coinvolgere che ne so, il Madagascar eh, però nel momento in cui tu hai le navi a vapore che sostituiscono la vela dopo hai eh, addirittura gli aerei poi infine hai anche internet ecco che coinvolgi tutti cioè non è che Gengis Khan non sarebbe stato felice di avere internet è che non c'era <ride> quindi sono d'accordo con te cioè ci sono delle differenze abnormi fra i diversi livelli di globalizzazione io volevo solo far notare che la globalizzazione ultima ha delle caratteristiche completamente diverse dalle precedenti. Ma non è che in precedenza non ci fosse globalizzazione, esatto, esatto. perché se tu eri bravo, diventavi traiano. Esatto. Quindi non era eh, sei nato lungo il po' e non ti vogliamo. Esatto. Questa è una polemica assolutamente nascosta. Ecco, però attenzione, adesso la parte divertente diventa eh, perché mai tutta questa meraviglia dove tutti dovrebbero essere felici e ciascuno concorrere con la propria conoscenza e le proprie attitudini non ha funzionato come avrebbe dovuto. Diciamo, passiamo dall'apologia eh, all'analisi critica. Mm? Allora, intanto tu hai citato Trump che mi permette di eh, saltare una serie di passaggi e arrivare al dunque c'è uno studio della Brookings Institution che è una roba statunitense molto seria è un uh, think tank molto serio il quale qualche anno fa fa uno studio tutto bello, pomposo io non l'ho letto tutto, sono state 7000 pagine però c'era una, una, una cartina geografica degli Stati Uniti, colorata, per cui agli occhi di noi, eh, eh, come dire, ignoranti che preferiamo le immagini alla scrittura, era molto, molto significativa, in cui si vedeva che le zone peggio bastonate dall'apertura commerciale con la Cina eh, erano esattamente quelle dove Trump aveva vinto le elezioni. Quindi, attenzione, attenzione il modello economico diciamo così eh, irenico, quello che non crea tensioni di sorta. Fino agli anni 40-50, probabilmente perché gli economisti che lo formalizzavano per quante equazioni mettessero avevano in mente l'Occidente, era un modello economico dove eh, tu facilmente passavi da un settore all'altro. Cioè in Italia eh, la smettevi di fare il contadino e andavi a fare, non so, la vastoviglia, senza particolari problemi. Poi cosa è successo? Che non era più stato così facile cambiare completamente struttura economica. Era stato relativamente facile negli anni 50, 60, forse '70. Poi con l'andare del tempo è sempre meno facile perché per due ragioni. La prima è che non è che tu trovi lavoro. Allora, io sono uno che fa lavastoviglie, allora, ero, mio nonno era contadino, io vado a fare lavastoviglie in, nelle marche. Le lavastoviglie vanno a finire in Polonia. A questo punto io dovrei fare qualcosa di più sofisticato in Italia. Poniamo telefonini. A questo punto però non c'è alcun imprenditore marchigiano che si metta a fare i telefonini. E siccome io non vado a fare i telefonini né in Cina, Né, eh, né in Cina perché non li fanno neanche in California in California fanno il design ci sono gli ingegneri c'è cioè il marketing ma non fanno i telefoni telefonini, i telefonini li fanno in Cina e io è difficile come operaio marchigiano che vado in Cina a fare telefonini anche perché in Cina ci sono 500 milioni di contadini che sono andati in città per fare i telefonini questo è il succo della storia quindi non avendo tu mobilità geografica perché trovi occasione di lavoro ovunque tu possa andare, mh? finisce che rimani disoccupato o comunque ti declassi guadagnando meno, perché guadagnavi di più a fare lavastoviglie che ad aprire una pizzeria sperando che ogni tanto un tedesco venga da te. Questo è il succo dello studio del Brookings Institution, e cioè le zone americane dove c'erano le acciaierie dove c'è c'è l'industria pesante. L'industria pesante, grosso modo, non tuttissima, eh, attenzione, gli acciai speciali no, ma diciamo il grosso dell'industria eh, pesante, se ne è andata in Cina. A questo punto quelli che vivevano, non so io, nell'Oklahoma, non è che di colpo erano ingegneri laureati a Berkeley e, e nessun imprenditore nell'Oklahoma andava a aprire delle fabbriche di, non so, di automobili elettriche. E quindi questi signori si sono trovati in una situazione particolarmente difficile, perché non vedevano per loro un futuro e di conseguenza hanno reagito chiedendo la chiusura delle frontiere in maniera tale che tornasse da loro l'industria pesante e potessero lavorare. Non è neanche sbagliato, voglio dire, eh? è molto snobistico dire che è schifo, bisogna mettersi nei panni di questi signori per capire il concetto. Se non sbaglio, scusami Giorgio, uno dei primi, eh, i, i dazi sull'acciaio sono uno dei punti forti su cui periodicamente questo o quel presidente americano torna per chissà come sono... mai. E, certo. e poi devi tener conto di un'altra cosa, questa è interessante, la racconta sempre il Brookings, e cioè che nella globalizzazione precedente cioè quella dove i cattivi non erano i cinesi ma i giapponesi, per una serie di ragioni strambe, tutto quello che veniva perso perché finiva eh, in mano giapponese, non la produzione in Giappone, ma produzioni tue che non venivano più comprate perché interessavano quelle giapponesi, all'epoca c'era ancora abbastanza dinamica economica, per cui gli occupati, che per dire facevano televisori, che poi nessuno lo voleva, perché quelli giapponesi erano meglio, sono riusciti a trovare altri lavori. Quindi la globalizzazione cinese, da questo punto di vista, è stato un fatto clamoroso. Negli Stati Uniti proprio esistono le macchie. Fine dell'industria tradizionale portata in Cina, esplosione dei voti per Trump. E così via andando. Quindi il primo fenomeno è stato quello. Della eh, diciamo così dell'occupazione. Mm? Il secondo fenomeno, che in parte è derivato da questo, è quello del populismo o, se volete, dell'idea dell eh, della sovranità, e cioè, tutti quelli che non ci guadagnano dalla globalizzazione. Per esempio, non so, se uno è un avvocato brillante che lavora in uno studio di avvocati di Londra. Che ha come maggiore cliente una società cinese Shanghai, certo che è felice. Ma anche un italiano che fa Ferrari, perché i cinesi ti vendono magliette, ma si comprano le Ferrari è felice. E l'italiano che compra le magliette che costano molto meno è felice se fa altre cose, tipo i cinesi che vanno nella sua pizzeria a mangiare. Ma tutti quanti gli altri si trovano in una situazione imbarazzante ora. È vero, e qui meriterebbe un'intera trasmissione, che non basta prendersela con la globalizzazione per questi fenomeni qui, mh? e nemmeno con gli africani che sbarcano, perché il giorno che i populisti scopriranno che il vero problema è la società basata sulla conoscenza, l'economia della conoscenza, scopriranno che non sono né i cinesi né gli africani. Ma questo richiede una puntata intera. Mh? Ora, cosa succede? Succede che, abbiamo detto, l'occupazione crea degli scompensi mica da ridere. E arrivano i populisti. Qui bisogna eh, eh, non fare gli ipocriti e notare una cosa. Nel XIX secolo non è che non ci fossero fenomeni come questi. Ma qual è la differenza? Che non c'era il diritto di voto universale. È molto semplice. Eh, questo è un, è un punto che normalmente nell'analisi economica non viene portato avanti, ma io penso che sia la chiave di voto. Cioè, senza il diritto di voto universale, cioè quando in Italia votava il 2% della popolazione, e in Inghilterra forse perché erano più aperti il 4%, e in ogni caso c'era la Camera dei Lord, a nessuno gliene importare un fico secco se questi ci rimanevano male, perché, eh, come dire una parte della produzione potrà finire in India. Mm? Ma nel momento in cui c'è il diritto di voto universale, è evidente che sorge la domanda di protezione a fronte di scompensi economici di natura strutturale, la quale domanda potenziale trova un'offerta effettiva di parte politica che si promette di proteggere. Quindi noi abbiamo avuto uno sconquasso maggiore che in passato perché l'economia... Si è aperta molto di più per le ragioni che abbiamo detto. Scusa, Scusa Giorgio, giusto, eh. brevemente. Ora, eh, qui stiamo parlando <ride> di populisti e quant'altro. Giusto per essere chiaro, qui non stiamo discutendo. Eh, penso di interpretare il pensiero di Giorgio dicendo che qui non stiamo ancora esprimendo giudizi morali o giudizi di valore, stiamo descrivendo il fenomeno. Assolutamente. E, aggi e aggiungo io. Fenomeni assolutamente analoghi di eh, richieste di protezione accordata poi da parte della politica che si è mossa di conseguenza sono successi esattamente identici negli anni 70 e negli anni 80. Tutto non il so. sistema delle, delle partecipazioni statali, tutta la creazione dell'IRI, dell dell'EFI, di tutte queste cose, sono oggetti che nascono esattamente per questi fenomeni. Ci sono imprese italiane che vengono piano piano buttate fuori dal mercato perché perché continuano a fare produzioni vecchie perché non si innovano perché non fanno una rave la fava anziché essere diciamo lasciarle fra virgolette attritare dal sistema economico vengono assorbite dallo Stato e lo Stato dice ci mettiamo i soldi noi con il meccanismo che ci ha raccontato Giorgio un due o tre puntate fa mi ricordo parlando del bilancio pubblico e della creazione di del debito però diciamo ecco perché altrimenti se non vuoi... No, no no no, 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 ma ci mancherebbe. Il mio è un giudizio analitico. È come dire, eh, la legge di gravità non mi piace. Io sto facendo un'analisi assolutamente analitica. E poi non è che sono i poveri brutti che vogliono essere difesi, perché abbiamo avuto anche la difesa delle grandi imprese con i dazi doganali. Cioè, attenzione, negli Stati Uniti, per esempio, le, 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 le entrate dello Stato erano i dazi doganali e le imposte sull'alcol. Poi hanno messo il proibizionismo, le imposte sono crollate, <ride> non hanno messo l'arco, le accise. Quindi attenzione, io non sto dicendo che i poveri sono brutti, gli altri sono belli, attenzione. Sto solo dicendo, se voi andate a guardare, non è un caso che il populismo insorge nelle zone dove è più difficile il rinnovamento economico. Posto ciò, per quale motivo sorge il populismo? Perché c'è il diritto di voto universale. Fine. Io non ho detto con chi sto o con chi non sto. Non mi fraintendete. Quindi noi abbiamo avuto questo problema in Occidente, cioè dell'insorgenza del populismo come, eh, diciamo così, eh, reazione alla globalizzazione. Ma allo stesso tempo abbiamo avuto la reazione delle autocrazie alla globalizzazione, nel senso non che in Cina si siano, siano insorti, perché non si può, non c'è libertà di associazione di stampa, ma nel senso che eh, eh, hanno in qualche misura tentato di eh, non essere completamente nella, nella globalizzazione. E questo è un altro fenomeno interessante. Cioè i paesi autocratici che poi fondamentalmente sono la Cina, la Russia è in misura minore, la Turchia e l'Iran è in misura ancora minore la Bielorussia, l'Ungheria, cioè questi paesi qui non hanno accettato della globalizzazione, non lo scambio commerciale, ma gli effetti, eh, diciamo, politici che venivano fuori dal eh, diffondersi di un'economia di mercato. Cioè l'illusione, se vi ricordate, che c'era 30 anni fa, di la fine della storia. Era l'idea... Che si diffondeva l'economia di mercato ovunque, qualunque cosa voglia dire questo, richiede tre puntate: cosa vuol dire l'economia di mercato? E eh, Westminster, quindi, l'economia di mercato più eh, democrazia indiretta erano le chiavi di volta della fine della storia. Non mi risulta che in alcuno dei paesi autocratici ci sia stato eh, uno sviluppo né particolare dei mercati, voi lo vedete quando in Russia la concentrazione quando, quando eh, eh, sì, alcuni oligarchi hanno tentato di dire la loro in uh, campo politico, Kondorkovsky è stato arrestato per frode fiscali, è stato dieci anni di galera. E voi vedete in Cina quello che hanno fatto ad anni molti imprenditori dell'informatica, quindi sto libero mercato. In Cina il 95% delle cariche nei consigli di amministrazione è di gente iscritta al partito che si sia iscritta al partito per entrare nelle cose perché era convinta, poco cambia quello che voglio dire è questo ma non è solo questo è anche il livello di eh, libertà, di associazione di questo, di quello, di quell'altro e questo non si è diffuso cioè, se sei un omosessuale sei un negletto in Russia nella globalizzazione se uno è un omosessuale lo era anche Alessandro Grande il grande cioè questo genere di cose No, non sono compatibili, perché è una cosa interessante della globalizzazione è che si crea questa elite transazionale, transnazionale che è non solo bilingue, trilingue, ma anche poco legata al paese di origine, quindi dando fastidio a, a quelli che sono nel paese di origine, e, e che per di più è anche molto libera, anche sotto il profilo dei costumi sessuali. E questi fenomeni fanno parte della globalizzazione e sono fenomeni già in corso, c'erano, ma non così pervasivi, se voi andate a vedere quello che era successo nei paesi mitteleuropei negli anni 30, e che loro avevano un'elite transnazionale che fondamentalmente erano gli ebrei, che stavano nel giornalismo, in finanza, nelle università, e avevano l'equivalente odierno degli sbarchi degli africani, che erano gli slavi. Quindi avevano nell'impero austro ungarico gli slavi, che erano gli africani di oggi e la Goldman Sachs, che erano che gli, gli ebrei Quindi non sono fenomeni eh, nuovi, solo che adesso sono in una scala maggiore e probabilmente nell'elite intellettuale di Vienna, se uno anche era omosessuale, non gliene portava un fico secco a nessuno. Ah, se vuoi, quello che in realtà stiamo dicendo è che eh, nella nei fenomeni di globalizzazione ci sono due aspetti, uno appunto è la creazione di questi gruppi di elite molto, appunto, molto dinamici, molto aperti, molto, eh, che in qualche modo hanno molto da guadagnare dal fenomeno della globalizzazione, anche perché banalmente appunto se sei un omosessuale stai in un villaggio, ma voglio dire... Se stavi nel paesino a Torano Nuovo da cui sono venuti i miei nonni negli anni. Sì, era, dura. era dura, Non facevi una gran vita, probabilmente. Invece, se stai nella Milano di oggi, nella Bologna di oggi, probabilmente sei, stai abbastanza relativamente tranquillo. Se stai in una città del nord Europa, anche meglio. però fondamentalmente, proprio, diciamo. Per la sua natura, è normale che si formino nello stesso tempo delle, diciamo. Non dell'elite, ma dei gruppi di persone che sono strutturalmente contrari alla globalizzazione, che in qualche modo sia, non siano da un lato, non siano interessati a molti dei vantaggi dall'altro non siano in grado di, neanche di sfruttarli, e in realtà ne subiscono principalmente tutti gli svantaggi, cioè questo è quello che. Di sì. cioè, e mentre ci si concentra molto sul primo gruppo, cioè su queste perché sono quelli fighi. Tanto per essere chiari, cioè sono l'elite, sono quelli ganzi che si liberano, che fanno questo, che fanno 14 viaggi, eccetera. C'è un giudizio morale e un disprezzo nei confronti degli altri, di questi resistenti che vengono in qualche modo disprezzati. Che può essere all'origine anche delle sconfitte elettorali. L'idea che questi qui, sconfitte elettorali dei modernizzatori globalisti. Che gli altri, siccome sono diciamo così in sintesi dei burini, tu non fai nemmeno lo sforzo di capire le loro ragioni. Dopodiché, questi qui, chissà perché, eh, eh, di te non si fidano. <ride> il modello che ci ho mente sempre è il, eh, è il mitico Valdo Maria Ricciarelli che è, è, il, è, sì, è, il mitico, è il mitico regista, è il mitico capo ufficio di Fantozzi che lo porta a ah, sì, a guardare, certo, 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 a guardare certo. la corazzata Potionchi, che lui sì, sta sì, lì, si deve guardare la partita di calcio e mangiarsi il frittatone, e quell'altro lo deve prendere, gli, non glielo deve far vedere, gli deve far vedere il film, che cosa. Ora, quell'atteggiamento, io in realtà l'ho visto è assolutamente identico, perché è proprio l'atteggiamento di chi ha la percezione di essere culturalmente superiore vuole imporre una visione del mondo a persone che hanno problemi completamente, di completamente diversi. E infatti, ma lì c'è poi una cosa vecchissima che si potrebbe riesumare, che è, eh, è l'attrazione della modernità. No? Tu puoi reagire in due modi. Questa è una cosa coltissima che raccontava eh, un signore, adesso poi non vi viene in mente il nome, ve lo dico, Pelicani. Pelicani, che è un personaggio affascinante che insegnava a Roma. Allora ci sono gli erodiani e gli zeloti. Gli zeloti sono, diciamo così, gli estremisti tribali. Nell'antica Israele gli zeloti erano quelli che si ribellavano a tutti quanti i popoli che li conquistavano, gli zeloti. Poi c'erano gli esseni, che erano dei nazionalisti meno estremisti, e si dice che Gesù fosse esseno. Ma i zeloti erano gli estremisti, a cui si dice zelante, no? Zeloti. Dopodiché c'erano gli erodiani. Gli erodiani, giustamente, dicevano che i romani sono una civiltà superiore e noi vogliamo diventare come i romani. Se voi guardate Brian di Lazzaret, il grande film, voi vedete il dibattito dove gli zeloti si incontrano fra loro e uno dice: Basta, cacciamo i romani, viva la Palestina! Non c'era ancora Israele, viva la Palestina, cacciamo i romani. E, e uno dice sì, però i romani ci hanno portato le fogne, uno dice oh cazzo, sì però i romani ci hanno portato le terme, oh, e le strade, ah, oh, è roba che li dobbiamo cacciare. E a quel punto si picchiano fra loro, gli zeloti. Allora c'è il problema degli zeloti e dei, ehm, degli erodiani, erodiani da Erode, il grande. Allora, questa gente... Questi che appunto tu costringi a vedere la corazzata Potion, che in quando vorrebbero, vorrebbero vedere giocare la Juventus, sarebbero delle persone che tu dovresti attrarre erodianamente. Non dirgli quanto sei brutto, che allora poi loro diventano zelotti. E non è detto che dicano: sì, vabbè, però il capitalismo ci ha portato. Le medicine, perché non mi ha detto neanche che sì, lo dicano. Ci ha portato il frigorifero che costa meno, Sì, la globalizzazione mi ha portato uno schermo che con 1000 euro vale una cosa che una volta neanche c'era costava 10.000. E insomma, mi sono comprato un'auto giapponese, no, no, non lo dicono, cioè non c'è la rissa fra zeloti. E allora lì è un problema ancora più complicato di natura politica che eh, tenderei a non dire adesso, non perché non voglia, ma perché non abbiamo tutto questo tempo. Vorrei fare semplicemente adesso un ragionamento contabile, perché se no, siccome io devo parlare di economia, non ho ancora parlato di economia, adesso devo dire una cosina di economia così, come si dice, dixiet salvari anima mea Allora, mano a mano che la globalizzazione procede, certi... Eh, Diciamo così, beni primari vengono offerti sempre di più. Cioè, ci sono sempre più frigoriferi fatti in Corea, che poi diventano frigoriferi fatti in Cina, che poi diventano frigoriferi cinesi fatti in Turchia. Tutto questo mio sapere perché ho comprato un freezer turco fatto dai cinesi e non è che non pensiate che io abbia studiato chissà che cosa. E che ho comprato un freezer di 5 piani per 300 euro. Per me, non sono, sono cose no. F fatto in Germania sì, sarà anche migliore, ma l'avrei pagato 3 euro. Non so come dire, no? Allora, eh, man mano che vengono prodotti questi beni in misura sempre maggiore, cioè tu importi sempre di più questi prodotti a prezzi sempre più attraenti, con qualità non troppo diversa. Il mercato si satura. Quindi è normale che rallenti. La domanda di beni industriali prodotti in paesi terzi, cioè non c'è niente di misterioso. Questa cosa io l'avevo imparata quando lavoravo alla Pirelli perché c'erano i mercati di primo equipaggiamento dove finalmente tutti avevano l'auto, evidente che vendevi più pneumatici, ma una volta che tutti quanti avessero avuto l'auto, i pneumatici che tu vendevi erano quelli di sostituzione. Ma più la competizione rendeva i pneumatici di qualità per cui duravano 60.000 km, meno pneumatici vendevi. Quindi quello che sta succedendo è che non è più un mercato di primo equipaggiamento, ma è un mercato di sostituzione. Io ho un, avevo una lavatrice coreana che è durata 12 anni, quindi per 12 anni io non ho importato niente da Corea. Poi l'ho sostituita naturalmente con un uguale coreano, della stessa marca. No, quindi questo fa sì che, se tu metti questo su, una, su un, un piano cartesiano, tu vedi che c'è un rallentamento della crescita. Dei, diciamo così, del commercio dei, servizi, dei, dei beni industriali no? è ovvio, quindi non è che la globalizzazione rallenta perché è brutta, ma semplicemente perché è un esaurimento di mercato. Poi ci sono altri due aspetti: non più della globalizzazione delle merci, dei manufatti, ma dei servizi. Allora è evidente che mentre io posso comprare una lavatrice coreana. Non vado in Corea a farmi tagliare i capelli, cioè dovrei essere uno snob, mai visto, spendere 4.000 euro per andare a Seoul a farmi tagliare i capelli e tornare indietro, no? Quindi tutta una serie di servizi non sono globalizzabili, cioè uno, a cioè, meno che uno non sia Bill Gates non va a mangiare una pizza a Tokyo, no? Forse Bill Gates, ma secondo me neanche Bill Gates. Però voglio dire, qui tutta la parte servizi tipo pizzerie, parrucchieri, già sui dentisti conosco qualcuno che va in Slovenia. Però voglio dire, no? Eh, eh, quello che voglio dire è che sul settore dei servizi la globalizzazione non parte nemmeno. Quindi non c'è la sostituzione, cioè il, la globalizzazione dei beni manufatti, Rallenta per evidenti ragioni di saturazione del mercato, ma non viene sostituita dalla globalizzazione dei parrucchieri perché è impossibile. Ma viene sostituita dalla globalizzazione delle grandi società di servizi, per cui c'è la grande casa di avvocati che lavora sia a Londra che a Shanghai. Ma la quota di questi signori non è uguale alla quota dello scambio industriale. Quindi, sommando il rallentamento dello scambio industriale, aggiungendo a questo. La, la crescita dei servizi sofisticati tipo avvocati, tu comunque hai un andamento della globalizzazione che è piatto discendente. Fine. Dietro questa cosa, che sembra una banalità ma è bene saperla, di natura diciamo economico-contabile, agisce un'altra vicenda, che è quella delle catene globali di valore, che è una cosa che è esplosa con diciamo la pandemia. Per cui si è accor accorti con la pandemia, che una serie di cose non funzionavano facilmente come prima. Parte per come erano organizzate, parte anche per sfortuna, per cui arrivavano i containers a Los Angeles e non c'era abbastanza spazio nella, nella, nel, nei porti, per cui questi venivano portati fuori dai porti bloccando il traffico, per dire più eh, bruciato uno stabilimento a Taiwan, i microprocessori non sono arrivati, gli automobili non si sono fatti. Quindi, il just in time, che sarebbe a dire io non ho magazzino perché tutto funziona velocemente, io eh, uso per produrre esattamente quello che mi viene mandato senza accumularlo, questo è cioè just in time. Di, eh, a questo punto, dopo questa esperienza, probabilmente diventa una cosa diversa che aveva un nome che adesso non mi ricordo, Just to, Boo, build, che to sono, order, build, build to Inventory. Sì, perché ti conviene come una forma di assicurazione avere il magazzino e la bla bla. Questa cosa qui fa sì che un certo tipo di globalizzazione del Just in Time venga in meno e poi c'è un terzo fenomeno che è frutto delle storie, <ride> ecco lo sapevo, delle storie ucraine e eh, cinesi. Per cui eh, tu incominci a fidarti meno ad avere gli stabilimenti lì. E quindi il, eh, il diciamo così: l'offshoring diventa friends-shoring, cioè tu eh, non fidandoti politicamente della Cina, lo stabilimento lo metti in un paese di cui ti fidi politicamente. Quello stabilimento cinese va in Vietnam oppure va in Slovenia. Quindi noi abbiamo. Un rallentamento della globalizzazione legato al fatto banale che certi beni industriali sono stati diciamo così, hanno saturato il mercato. Non sono sostituiti dai servizi, come si direbbe, la, la, le value chain hanno mostrato che è meglio se tu sei, non sei troppo tirato ed esposto in giro per il mondo. E in ultima analisi le vicende ultime politico militari fanno sì che un po' più di prudenza fa sì che tu voglia deglobalizzare gli insediamenti industriali, non necessariamente gli scambi. D'accordo? Quindi la globalizzazione sta esorta per le ragioni che ci siamo detti e sta, eh, diciamo così, eh, il mondo si sta deglobalizzando, il che, che non vuol dire che torna autarchico, eh, attenzione e che c'è un tasso di globalizzazione minore di quello che c'era stato fino a non molto tempo fa per tutto questo insieme di fenomeni, che sono fenomeni di saturazione della domanda, che sono fenomeni di paura geomilitare, che sono fenomeni di eh, value chain, quindi più tecnici. Quindi alla fine, come dire, non è successo niente di veramente nuovo mh? e non sta succedendo niente di drammatico. Ok, giusto per se, se, tanto la domanda uscirà. Ma allora le produzioni eh, quando si parla di friend cioè di portare le produzioni verso più vicine, più, meno lontane, fondamentalmente, meno, meno, lontane. meno lontane, più vicine. Ovviamente uno potrebbe dire: ah allora ricominciamo a fare i frigoriferi in Italia o le magliette le magliette a biella. no, diciamo certe produzioni tipicamente. Non, sé, non si farà, non è conveniente e non ha senso neanche farle perché il valore che fai con una produzione di, della maglietta di cotone è talmente basso che probabilmente o devi metterci l'operaio e sfruttarlo nella, in una maniera indecorosa, oppure di fatto non ha senso. Quello che lo fai fare in un paese come la Slovenia, l'Albania, insomma, paesi dove il reddito è molto più basso, per, per cui... Quello che riesce a farti dare facendo una maglietta è sufficiente a garantire il, un reddito decente, un livello di vita decente alla persona che la fa e a, e a te a permettere di pagare un prezzo ragionevole. Uh, Sono completamente d'accordo. Questo... Non ho niente da aggiungere. Ok, e vediamo, 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 vediamo. vediamo. E quindi, secondo te, diciamo di fatto, questa deglobalizzazione in realtà è una è più una riallocazione. È una, una riallocazione e una via di mezzo fra una riallocazione di risorse e una creazione, come dire, del, del deposito di garanzia presso la Banca d'Italia, mi lascia più da dire. Sì, una cosa così. Naturalmente, se poi vogliamo entrare nello specifico e fare meno discorsi, diciamo come potrei dire di grandi trend. o okay. Se addirittura vuoi essere cattivo di filosofia della storia, se okay. vai su un caso specifico come quello russo. Tu puoi dire che per come stanno andando le cose la Russia sta diventando un'autarchia, mm -hmm. ma questa autarchia prima o poi finirà perché eh, eh, come dire, ci sarà un'istituzione presidenziale e, 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 e magari tornano in auge i, i, i russi fino occidentali e la Russia rientra nel giro. Cioè È difficile che si possa tornare indietro. Cioè è difficile che eh, c'è troppa gente che ha visto eh, ma non dico il frigorifero coreano soltanto, che non è poco, eh, ma la libertà. Queste cose che sembrano stupidaggini invece sono cose vere, se no non ci servono. 5 milioni di persone che sono scappate dalla Russia, no? Quindi attenzione: ci sono dei contraccolpi, però probabilmente alla lunga l'idea di vivere in un mondo aperto agli scambi, ai viaggi, a, alla libertà personale, per pe, pe, probabilmente torna, torna in auge, è difficile pensare, ma anche, anche nel caso cinese, cioè è veramente difficile pensare che tutti quelli che a Shanghai sanno le lingue, hanno viaggiato, hanno fatto, hanno brigato di qui e di lì, tornino a vivere in una Cina maoista, tutti vestiti di verde, uguale, Cioè, è difficile pensare. Quindi la mia tesi è eh, distinguiamo la globalizzazione economica dalla spinta lunga che la chiamerei politico-culturale, dopodiché ci sono una, sete, una serie di sotto che possono essere in Russia il desiderio di chiudersi, da noi il desiderio di difendersi dalla globalizzazione perché quelli che ci hanno rimesso non vedono un avvenire e sono populici, sono tutta una serie di fenomeni però non è che torni indietro. In un mondo, diciamo come direbbe il patriarca Kirill di Dio Patria e Famiglia, secondo me, no. Poi naturalmente uno può dire tu sogno, oh, vabbè io sogno, però mi sembra strano che, che si possa tornare indietro, di anche perché tutti quelli che vo vogliono Dio, patria e famiglia sono persone molto anziane che vivono in provincia, quindi hanno un destino segnato. Ma guarda, io su, que sull su quest'ultima tua affermazione... Eh, ho, un, ho sentimenti contrastanti nel senso che voglio credere che sia vero, ma ho paura che sia falso. Vi spiego perché. Perché diciamo, noi siamo vissuti fondamentalmente con l'abbiamo già detto anche altre volte, eh, sicuramente con Michele: noi siamo vissuti con l'idea dice: ma se noi riusciamo a far commerciare un po' questi paesi, a farli aprire al commercio, a farli vedere quanto è ganzo vivere in una democrazia occidentale, prima o poi. Questi si decidono che tutto sommato sì, è meglio essere come dire: va vabbè, non ci abbiamo, eh, al sovrano gli tagliamo la testa, cioè, ce l'è già un presidente, cioè abbiamo un parlamento, ci sarà un po' di problemi, un po' di casino, ma alla fine si sta meglio. E questa diciamo è un po' l'illusione, se vuoi, è l'idea che il modello occidentale non sia un modello occidentale, ma sia eh, diciamo, il migliore dei mondi possibili a livello globale. Eh, resisten quel, la resistenza fortissima che c'è stata in Russia, la resistenza che tuttora c'è in Cina a questo tipo di fenomeni, un po' mi ha fatto ripensare: cioè, alla fine della fiera, questi, non è, questi sembrano veramente quest l'impressione che danno questi paesi è di essere pochi. Di avere sì delle minoranze che non sono interessate, che, sono, che vogliono vivere occidentali, ma una grossa fetta della popolazione che è perfettamente disposta a accettare di vivere secondo schemi completamente, secondo schemi completamente diversi, schemi anche eh, autocratici, però eh, all'interno dei quali loro riescono a fare i cavolacci su, i cavolacci proprio se ne fregano. Questo, diciamo, è il. È il come dicevo, il primo è quello che io spero, il secondo è quello che io temo. Potrei farti un discorso ancora più crudo, okay. ma proprio crudo crudissimo, eh, poi censurarmi. Allora, eh, bisogna credere che ogni… Lo tagliamo, eh, lo tagliamo, questo Poi lo tagli, Poi lo tagli, poi lo tagli. Noi pensiamo davvero che esista una cosa che è il diritto universale, e cioè che qualunque individuo al mondo… Abbia gli stessi diritti che sono dei diritti astratti e per niente legati alle realtà tribali. Cioè, la donna somala che viene infibulata, dal punto di vista mio, non è accettabile, anche se quelle sono eh, abitudini somale. Non è accettabile, semplicemente, e non me ne importa nulla. Io li mando i marines, se questi continuano a infibulare, cioè esporto la democrazia. D'accordo? Allora, se noi crediamo che i diritti astratti universali siano importanti delle usanze e delle radici, in qualche modo dobbiamo continuare a credere che la battaglia per che nel mondo ci sia libertà e democrazia è una battaglia che vale. E l'economia globale è uno strumento della battaglia della libertà, ma la battaglia vera è la libertà, non è il frigorifero. Il frigorifero è uno strumento. Per avere, eh, per avere il vino fresco però quello che le voglio zucchine, dire le zucchine. le zucchine famose quello che voglio dire è che però, però stiamo molto attenti a non buttare via questi discorsi, io i discorsi tribali li trovo allucinanti e non ci posso fare niente, più forte di me dopodiché uno ha voglia di dirmi ma questa è la nostra tradizione va bene però eh, allora eh, immaginati te eh, che allora facciamo un discorso rose. Eh? teoria della giustizia, tu sei sulla nuvoletta, va bene, col panolino, sei bimbo, no? Con la, con, la, con, la, con la cosa, come si chiama? Cosa in inglese, lì eh, sei sul, su, sulla, sulla nuvoletta, bimbo, col panolino. E eh, arriva la cicogna per portarti in terra, mm? arriva la cicogna, sei qui. e ti dice, questo è Rosen, eh, so. e sono io, cioè, è Rosen la versione cazzara mia. Arriva il... Il, il, la la Cicogna ti dice: Ma tu dove vuoi vivere, Bimbo o Bimba? Eh, in Somalia, in un villaggio povero o in Svezia? Perché tu Bimbo, eh, naturalmente, sai fare eh, le, le previsioni. Se tu anche finisci nel 5% più povero della, Svizzera, della Svezia, appartiene al 5% più ricco della Somalia. Quindi, se sei razionale, dici in Svezia, perché anche nella peggiore delle ipotesi vivi bene. E questo è il reddito. Dopodiché, se sei bimba ti dicono: vuoi vivere in Svezia, dove puoi viaggiare, studiare, innamorarti fare quel che ti pare, o in Somalia dove ti infibulano. E tu dici in Svezia, no? Questa è la versione finale del ragionamento. Quindi se la globalizzazione rientra nella, nel bambino. Sulla nuvola di Rawls io direi che bisogna essere con tutti i difetti a favore della globalizzazione. Dopodiché, le cose che non vanno bene le aggiusti. Però il principio è. Viva la libertà! E lo so, è stato un comizio, non so cosa farci. però io a queste cose qui ci credo. Eh. Sì, sì, no, ma allora diciamola così, eh, io sono. Eh, assolutamente d'accordo la mia paura è sempre quella di svegliarmi e di scoprire che eh. allora eh, per essere chiari qui abbiamo fatto l'esempio della, della Somalia di oggi potevamo fare l'esempio dell'abruzzo dell dei miei nonni eh, era un ero, esempio dell'italia che c'era il diritto d'onore fino all'81 eh. sì 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 appunto eh. insomma cioè era un paese abbastanza scellerato diciamo nel noi ci abbiamo messo del tempo a diventare un paese accettabile. Tuttora abbiamo un sacco di problemi, però. Ma il punto non è che non c'avevi le leggi, è che non avevi la volontà politica delle persone di avere quel tipo di leggi. C'è voluto del bello e del buono per convincere le persone che quel tipo di leggi erano. Che, non è che ammazzare la moglie perché ti aveva messo le corna non era proprio una grande idea, non era una cosa, come dire. Eh, non era un attenuante che fondamentalmente si poteva no. cioè posso capire, ma non è accettabile, <ride> ecco. no? No, siamo d'accordo. Adesso voglio sì, dire, sì, sì. tutti siamo passati da lì, no siamo d'accordo? No? Così come certo. a Sparta si dice che buttavano via i bambini che non sì. nascevano sani, cioè adesso sarebbe impensabile, quindi ognuno ha le sue cose da nascondere. No? Il delitto certo. d'onore, i bambini spartani. Quello che sto dicendo, però, è che se c'è un progresso, sai dov'è? Certo, certo, io sì, di questo sono abbastanza convinto. E come ti dicevo, ho, ho la paura che questa sia solo una mia convinzione, però ecco, questo che non sia una realtà. Detto questo, però, sono d'accordo, diciamo sicuramente la globalizzazione è quel fenomeno di cui abbiamo parlato. È prima di tutto una diffusione di libertà, di possibilità, che poi vuol dire una diffusione di possibilità, fondamentalmente, cioè la gente può fare più può fare più cose di quelle che poteva fare eh, in passato e può scegliere di fare cose diverse e, e in modo autonomo, può scegliere di andare a vivere... Eh, scusate? No, mi è... Scusatemi, sta... Non so cosa sta succedendo. Ma nessuno ha scritto niente. Eh, okay, spera... No, ok, eh, non lo so, un attimo solo perché ho un attimino di problemi con il monitor, un momento solo, scusatemi, secondo. <ride> scusa mi chiedo scusa ma si era decisamente mi si era staccato il cavo del monitor non so come ci ha fatto allora vediamo se c'è qualche domanda interessante eh... Eh... allora questa potrebbe essere interessante guarda un po eh, ma non è la trasposizione del vecchio destino manifesto delle potenze coloniali europee, noi siamo superiori alla vostra visione del mondo, gli altri si adeguino, eh? Sì, c'è questo, senz'altro. Cioè l'idea, cioè l'idea eh, 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 libertà, fraternità, egalità per tutti quanti, è qualcosa che abbiamo inventato noi che portiamo in giro per il mondo. Come sia stata portata in giro per il mondo, per numerosi secoli ha delle diciamo degli aspetti imbarazzanti quindi certamente è così eh, eh, ti puoi raccontare poi stabilite voi quanto è vero e quanto è falsa coscienza che eh, tu hai avuto la fortuna di esserci arrivato per primo a libertà fraternità e egalità e che di conseguenza in qualche modo questo è un tuo dovere da portare in giro cioè mh, è ambiguo ma non è un desiderio di dominio, perché se io avessi un desiderio di dominio, eh, come dire, vorrei la donna somala subordinata, invece io la voglio libera. Quindi non è un desiderio di dominio, eh, attenzione. È un desiderio di avere a che fare con altri liberi. Quindi eh, il in termini coloniali era un desiderio di dominio, per tante ragioni, anche perché era un mondo feudale dove esisteva la gloria militare dove l'economia era un'economia somma zero, c'era cioè tutto un altro mondo. So benissimo queste storie, per esempio in Congo, se tu non uscivi a raccogliere, non entravi nelle miniere in Katanga, le tue moglie, la tua moglie e i tuoi figli venivano picchiati finché tu non scendevi, ce le so benissimo, però quello che voglio dire è che scordiamoci un passato, quello che è passato è passato, è che tu sei arrivato per primo a pensare queste cose, e queste cose qui adesso tu non le vuoi imporre nel senso che li picchi perché vadano in miniera, vuoi che loro vadano in miniera se sono ben pagati e che poi sono liberi di fare quello che vogliono. Quindi io direi che la storia del colonialismo è sbagliata, nel senso che tu pensi di, il desiderio è quello di vivere in un mondo in cui tutti sono liberi. E quindi non, non è più coloniale. E poi a me di avere il, il vice re in un paese africano non me ne importa un fico secco, che si governino loro. Queste storie sono del passato, sono finite. Quindi eh, non, è neo non è neocolonialismo, secondo me. Se posso aggiungere, eh, è chiara l'obiezione però, è un po' come dire che siccome che ne so, la medicina si è inventata in Occidente, allora non possiamo andare a curare le persone fuori perché... Questo è, è un nostro modo di curare la gente. Magari loro sono fatti diversi e se li provi ad andare a curare con la nostra medicina, l'ammazzi. Sì, in teoria è possibile, in pratica sembra che la cosa non sia esattamente in questi termini, sembra che sia un pochettino diversa. Beh, eh, a giudicare io... da quello che è successo in Russia e in parte in Cina, sono, si ammazzano con le loro medicine. Eh? Vedi sì, lo sì. Per cui dico: sì, è possibile che questa sia eh, la fissa dei diritti. Universali sia una fissa occidentale, che in realtà non è vero niente, però non sembra, ecco, insomma, l'evidenza non sembra succedere. Infatti, sì. si parla di diritti universali, non di dominio nell'occidente eh? attenzione, sì. qui nessuno vuole colonizzare il Congo, attenzione. Allora, vediamo un attimo un altro paio di domande, e poi chiudiamo. Allora, questa sì. può essere interessante: la globalizzazione è un modello perseguibile in un mondo in cui, dove alcuni godono dei suoi benefici, altri ne assorbono i lati negativi? La risposta non... è no, è quello che si diceva prima. Quelli che ne assorbono solo i lati negativi eh, si, diciamo, ribellano, passatemi il termine, perché c'è il diritto universale di voto, e a questo punto trovano l'offerta di quelli che vogliono chiudere alla globalizzazione. E allora si tratta di trovare un sistema, qui però si apre un'altra questione, di come far sì che tutti quelli che sono... Diciamo, i perdenti, passatemi il termine, della globalizzazione stiano bene lo stesso e la lasciano scorrere. E questo crea il, la domanda di un sistema economico-politico diverso, dove tu lasci crescere le diseguaglianze, quindi accetti la società della conoscenza, ma imponi un sistema di tassazione tale per cui c'è una redistribuzione del reddito per quelli che nella società della conoscenza non riescono a correre una sorta di mega eh, reddito di cittadinanza fatto bene nel senso che se vogliamo andare avanti con la globalizzazione dobbiamo lasciarla correre e ci sono troppi che non stanno dietro e lì ti devi inventare qualcosa faccio un esempio chiaro che è questo immaginatevi un mondo in cui tu vai al supermercato e col tuo telefonino hai comprato tutto e eh, alla fine fai pip e la tua banca paga il supermercato, cioè non paghi dalla cassa. Le cassiere non ci sono più. Ora è difficile che le cassiere che sono delle signore, diciamo, non più in tenera età, chissà che cosa si possano mettere a fare. E quindi di conseguenza tu devi inventarti qualcosa, che può essere lavori socialmente utili, redditi di cittadinanza, quello che voglio dire è che per non far star troppo male chi è perdente rischi di non far star bene tutti un domani. E allora la cosa migliore è tassare chi sta bene per avere il consenso di chi sta male. È una specie di post-keynesismo il mio. E cioè tu fai la rivoluzione perché i rivoluzionari non si mettono a fare casino. Oh e figlio. anche Bioca. Un ultimo, un ultimo spunto e vediamo un pochettino cosa... Eh... Ah, questo in realtà l'abbiamo già detta. In un mondo che vede rafforzarsi la frattura tra autarchia e democrazia, senza parlare di un futuro per la globalizzazione, questo abbiamo già risposto perché di fatto sì, eh, no, non c'è una la... linearità, ma sì, eh, la, la mia tesi è che poi, per esempio, tutti quelli che al momento sono anti-globalizzazione, sono pro-autarchia, per esempio in Russia, bisogna vedere quanto dura è questo regime che vuol far arretrare il paese e poi non viene sostituito. Quindi, certo che. Non c'è alcuna linearità nella storia. Eh? Attenzione. I miei modelli non sono lineari. Io dico che alla lunga le persone che vogliono vivere meglio possono prevalere. Allora, questa prendo questa come ultima, e gli altri scusate. Dice: da un punto di vista, sempre, eh, una sempre maggiore diseguaglianza, sarà inevitabile. Eh, dipende. Io ti do una mia risposta, e poi eh, Giorgio magari dà la sua. Eh, io credo sì e no, eh, eh, sì, nel senso che eh, questo è un fatto tecnologico, cioè c'è un fatto banale: eh, eh, la società in cui viviamo noi è una società che diventa sempre più basata sul computer, eh, basata sull'automazione. Saper usare i computer vuol dire poter fare molte cose molto rapidamente, a livelli di scala molto superiori a quelli che può fare un essere umano, nonost nonostante eh, quanto si impegni. Se, questo, se questa eh, cosa una la riesce a scalare molto, fondamentalmente, può arrivare a produrre una quantità di reddito smisurata con una quantità di lavoro infinitesima. È il motivo per cui un trader fa, una bot, fa un botto di soldi rispetto al lavoro che faccio io, anche se lui lavora esattamente le mie stesse ore. Perché lui di fatto sta facendo, si riesce a infilare un'infrastruttura informatica che gli permette di muovere milioni e eh, billions. E guadagnarci margini spaventosi. Questo non si può, questa disuguaglianza ci sta, anche perché chi sa fare il trader, uno che sa, io non è fare il trader, non è un mestiere per dire, eh, sto facendo il trader perché è un esempio facile da capire. Non è una cosa che che possono imparare tutti. Devi avere certe caratteristiche, certe propensioni a rischio, devi godere di una certa salute, non ti deve spaventare certe cose, ti deve essere, ti deve avere un certo tipo di mentalità, eccetera. Quindi non è una cosa che posso fare tutti. Però, ovviamente, il fatto che il trader possa generare tanto reddito vuol dire che probabilmente può, può far girare bene un pezzo grosso dell'economia. E questo può generare tante risorse da ridistribuire, poi potenzialmente da distribuire. Allora, sì, sì, lo e qui io non ho niente da aggiungere a quello che hai detto tu. Mm -hmm. Aggiungo la tassazione, è nell'interesse del trader pagare un sacco di imposte. Perché così ha consenso sociale per continuare a fare il trader. E se no cosa fa? Manda i carabinieri? E allora stia zitto, paghi le imposte. punto. Esatto. A parte che i carabinieri si ribellerebbero, quindi la cosa migliore per lui è ancora quella: non c'è niente di male, paga le imposte. Esatto. Per, guadagna cifre abnormi, paga imposte abnormi, così ha il consenso e può continuare a giocare. E se poi è fortunato un giorno si compra una barca e va a mallorca fine. Cioè, vedila in prosa e non in poesia, la vita del trader. Ok, io direi, vediamo se c'è un'ultimissima domanda e se no chiudiamo qui. Eh, ah, e questa La domanda hanno già risposto, in realtà se, que, eh, se le, eh, le disuguaglianze sono aumentate e diminuite negli ultimi 40 anni, sono eh, la... La povertà è aumentata, è diminuita e diminuita a livello globale, questo è no, un fatto noto. Cioè, dovreste no, guardare i grafici. No. no, non è vero, è diminuita di brutto la povertà a livello mondiale, sì. Sì. è diminuita la eh, diseguaglianza fra paesi in maniera violenta, è aumentata sì, la diseguaglianza sì. fra la quota più ricca della popolazione e la quota più povera, ma la quota media della popolazione vive infinitamente meglio. quindi… Non... È, 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 è affascinante come questa cosa che è fattualmente sbagliata prenda piede. Cioè il ceto medio è molto più ricco nel mondo, in media. Quello è occidentale è rimasto dove era, quello cinese è salito. I ricchi sono più ricchi, ma c'è una quantità, miliardi di persone che sono uscite dalla povertà. Uh -huh. certo. E quindi questo è un fatto. Poi uno può dire non sono d'accordo, invece che se non sei d'accordo. È un fatto. Quindi non puoi che vederlo. Eppure c'è questa idea, ah, qui è tutto, la diseguaglianza, è diminuita. E poi c'è una diseguaglianza che non è quella del PIL, eh, del PIL pro capite, eh. c'è cioè la salute, la, 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 vita, la, la speranza di vita è aumentata di brutto, l'educazione, cioè tutte queste cose qui, eh, attenzione. Quindi non è solo che io sono più ricco o più povero eh, vivo vent'anni di più. Eh. Poi tu dirai: mi stufo, eh, vabbè, questo però è un problema tuo, del tuo psicologo. Eh. L'ultimissima, eh, va bene, questa è sempre sulle tasse, non è ingiusto che paghi molte imposte solo perché è capace di fare cose che altri non sono in grado di fare che generano, gli generano redditi elevati. Io Qual non sto parlando è giusto o ingiusto, io dico che si compra il consenso. C'entra che è giusto o ingiusto, solamente irrilevante. Il problema è, pensa lui di avere il consenso sociale in una società di diseguaglianze crescenti? dove chi non viene in qualche misura protetto potrebbe ribellarsi contro e fermarlo? No, se vuole il consenso deve pagare le imposte. Punto. È una questione cinica, se vogliamo metterla, non c'entra niente la morale, ti compri il consenso politico, molto semplice, non c'è niente di morale. E poi cosa significa? A parte che è da vedere se lui guadagna così tanto perché è veramente solo bravo se è anche fortunato, se no non finisce più la discussione. Eh? Perché non è vero che tutti quelli che guadagnano molto lo meritano molto. Molto è, è frutto della fortuna, perché le condizioni di successo sono un frutto di capacità e fortuna, e le condizioni di insuccesso sono un frutto di capacità e, sfortun incapacità e sfortuna, o anche di capacità e sfortuna. Ci sono molte combinazioni. Se uno è capace ma sfortunato, dice Aristotele, va aiutato. La, se posso aggiungere, c'è cioè un fatto fondamentale, considerate sempre perché è importante il consenso. Perché appunto il consenso è la protezione sociale nei confronti del vostro reddito. Nel momento in cui non c'è consenso, cioè diciamo così, il sovrano non aveva bisogno di consenso per garantirsi le ricchezze, perché c'era il suo esercito. Se gli andavi a rompere le scatole, lui ti, lui ti mandava i suoi armigeri e ti gonfiava di mazzate. Questa era l'idea di consenso tu, il tuo consenso è non essere gonfiato di mazzate dei, uh, dei soldati R. ovviamente voi non vuoi cioè è ovvio che il trader che dico il trader ma una persona che fa molti soldi se deve investire una quota molto alta per garantirsi la sua sicurezza personale perché fondamentalmente rischia di essere assalito in strada non è molto contento diciamo è vero che è molto ricco ma è vero che probabilmente a quel punto gli farebbe non è detto che il il gioco gli valga più la candela perché fondamentalmente voi ci aspetta un di troppo. C'è un caso interessante che è questo. Tu in Svezia, se sei un miliardario, giri per strada e non hai paura di nulla e paghi una montagna di imposte, una montagna. Se tu sei in Messico, questa è una storia che mi hanno raccontato, i ricchi pagano delle imposte minime, ma hanno paura di uscire dalla loro villa. Perché hanno paura che se aprono il finestrino e mettono fuori il braccio, gli tagliano il braccio per prendere il Rolex, allora la domanda diventa: preferisci? Andare in giro senza paura e pagare le imposte o non pagare le imposte e vivere nel terrore che la malavita ti rapisca i figli. Alla fine è così. I paesi civili sono paesi con le imposte, Stati Uniti inclusi, e punto. Cioè, dove le imposte sono basse, sono paesi in via di sviluppo. Alla fine. Gratta, gratta, gratta. Va bene, direi che abbiamo Grazie. sfruttato parecchio cosa. Salutiamo tutti. Dobbiamo stabilire l'argomento della prossima puntata. Eh, per la prossima puntata. Parliamo di, parliamo, di, parliamo di diseguaglianze. Sì, parliamo di, di, dell'economia della conoscenza e delle diseguaglianze e come fare in modo che la crescita delle diseguaglianze non provochi eh, diciamo così eh, troppi eh, contraccolpi. Esatto, anche allora, questa... c'è quella sul gas che però è all'atere di queste cose, è all'atere. Fa... Quella normale la facciamo fra due settimane e quella sul gas probabilmente quando vuoi. Qui non... la fai sapere. Allora io sì. mi, mi immagino economia della conoscenza e diseguaglianza fra 15 giorni. Benissimo, grazie a tutti e alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao ciao. ciao.